Oggi prepareremo del veleno. Salve cipollotti e benvenuti in un nuovo sfavillante video di Halloween. Come sapete io non guardo gli horror, mi fanno paura, poi non dormo. Se evito è meglio. Ma nonostante questo adoro l'atmosfera di quei film, quindi ho trovato a modo mio dei sostituti. Ed è il caso di Arsenico e vecchi merletti, un film del 1944 diretto da Frank Capra, e che è anche l'adattamento cinematografico dell'omonima pièce teatrale scritta da Joseph Kesslring, famosissimo Joseph. Si tratta di una commedia noir che ha come protagoniste due vecchiette, Abby e Martha, che sono le zie del protagonista Mortimer, che tra l'altro è interpretato da un meraviglioso Cary Grant. Oddio, Cary Grant. Le due ziette hanno un hobby un po' particolare, ovvero amano invitare gli uomini a casa, non per farci quello che state pensando, ma bensì per avvelenarli. Oltre a queste amabili ziette, Mortimer ha anche due fratelli. Teddy, che crede di essere Theodore Roosevelt e per questo scava delle fosse in cantina, e Jonathan, un uomo decisamente poco raccomandabile. Il film è ricco di situazioni comiche al limite dell'assurdo. Il mio personaggio preferito credo sia Teddy, che ogni 5 minuti entra in scena gridando "Alla carica! Alla carica!" Poi vabbè, le due zie sono strepitose, la leggerezza con cui uccidono delle persone e le seppelliscono è quasi adorabile. Se non avete mai visto questo film ve lo consiglio vivamente, secondo me è una piccola chicca. È molto divertente ma comunque ha l'atmosfera adatta a questo periodo dell'anno, ma non fa assolutamente paura. Ma veniamo alla parte seria del video. Visto che parliamo di Arsenico e vecchi merletti, perché non fare delle boccette di veleno? Ecco quello che vi serve. Due boccette o ampolle, chiamatele come volete, io queste le ho trovate da Tiger, 2 euro, un affare. Della Sprite o qualunque bibita gassata trasparente, del colorante alimentare, del colore che più preferite, io ho scelto il blu, dell'acqua alla vinilica, Giovanni Mucciaccia sarebbe fiero di noi, ed infine un foglio con le etichette con la scritta arsenico da attaccare sulle boccette. Io queste le ho trovate su Google Immagini e le ho stampate della misura che mi serviva. Per prima cosa prendo la boccetta e ci attacco sopra con la colla vinilica i ritagli delle etichette. Ora vado a fare un'altra passata di colla vinilica sopra l'etichetta in modo che poi diventi lucida. Bene, ora aspetto che si asciughi e faccio anche l'altra. Ok, ho appena scoperto che in realtà è meglio se non la coprite sopra con la colla vinilica, ma solo ai lati, perché come vedete esce più carino, sembra più reale. Quindi adesso almeno questa la riempio di Sprite e di colorante alimentare, vediamo cosa ne esce fuori. Oddio! Ok, se mi metto così forse vedete meglio. Esce una roba verdognola. Forse è più carino così. Wow, guardate qua. Che roba, che roba. Ora lo mescolo un attimo e vedo se effettivamente il colore così mi piace. Uso il manico di una forchetta. Ok, direi che è decisamente carino così, poi anche l'effetto sul collo mi piace. Ecco il nostro arsenico pronto, proviamo ad assaggiarlo. Sa di Sprite. Pensavo che il colorante alimentare gli desse un sapore diverso, invece no, è Sprite. Sono molto soddisfatta del risultato, sinceramente non mi aspettavo venisse così carina. Non lo so, secondo me è un'idea carina anche se dovete fare una festa a tema Halloween, appunto, fare queste boccettine da consegnare agli invitati, e secondo me è super simpatico. E nulla, quindi fatemi sapere se lo farete e soprattutto se lo fate, mandatemi le foto su Instagram, Twitter, Facebook, ovunque, voglio vedere i vostri veleni. Quindi il video di oggi si conclude qui, io spero tantissimo che vi sia piaciuto, come al solito qui sotto trovate tutti i link per seguirmi sui social e i canali YouTube per cui lavoro, e noi ci vediamo alla prossima. Prossima. Ciao!